Oggi è la giornata della Terra! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Benvenuti nel nostro spazio sostenibile in collaborazione con Raffaello Scuola, oggi dedicato alla giornata della Terra. Celebriamo il nostro pianeta e lo facciamo a modo nostro con un riciclo davvero spettacolare dedicato proprio alla terra e ai suoi frutti, alla natura. E allora spostiamoci sul piano del lavoro e vediamo per la nostra terra cosa nascerà. Ed ecco l'occorrente per il nostro progetto. Innanzitutto una scatoletta di tonno, naturalmente ben lavata e pulita. State sempre attenti a non tagliarvi con i margini, che qui risultano sempre un pochettino più taglienti, ma adesso li togliamo di mezzo. Delle vaschette di alluminio riciclate, tre almeno. E ci occorrerà anche un tappo da barattolo, un qualunque tipo di tappo, l'importante è che vada all'interno, che sia di una misura che vada all'interno della nostra scatoletta. Pistola per colla a caldo e relativa stecca, un paio di forbici, un bulino, che è questo attrezzo che finisce con una pallina che potete tranquillamente sostituire con il tappo di una penna, e poi una penna, una matita, quello che vi capita, ci servirà solamente per dare il solco nell'alluminio, e una base d'appoggio che sia abbastanza morbido. Io sto usando un tappetino di feltro e poi io vorrò rendere leggermente dorato il mio manufatto. È l'unica vernice non impattante che mi viene in mente è la gomma lacca, questa bellissima finitura naturale che trovate in tutti i negozi di belle arti già pronta, oppure guardate qui giù in info box, vi metto il link del video in cui possiamo prepararla insieme. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo le nostre vaschettine e tagliamole a strisce. E la prima vaschetta la tagliamo in orizzontale, facciamo 4 striscioline di circa 4 cm. E con questa che è rimasta tagliamo 3 striscioline, non buttiamo via nulla. Prendiamo i margini perché non buttiamo via nulla e tagliamo altre strisce di circa 4 cm. Alla fine del video avremo una serie di striscette in scala d'altezza. In generale devono essere larghe 4, quindi la prima altezza 4,5, la seconda altezza 5,5, la terza altezza 7, la quarta striscetta deve essere 9, la quinta 11,5, la sesta 14 e la settima, quindi quella che darà l'altezza finale al manufatto, dovrà essere 17,5, ok? Adesso entra in campo il nostro tappetino. Col manico del bulino schiacciamole facendo perdere la piegatura. Così. Una. Una volta che tutte le nostre striscette sono senza righe, facciamo dei punzoni, così, dei pallini un po' a casaccio, quindi palliniamo tutta, facciamo dei pallini su tutta la grandezza. Facciamo la stessa cosa con tutte le striscette, quindi pratichiamo un taglio. Ora, per farvi vedere la forma che deve avere il taglio, ve lo faccio vedere su un pezzo di carta. Allora, tutte le foglie dovranno avere questo andamento. 1
e poi via via sempre più grande. 2. Perché stiamo costruendo un agave, quindi bene o male, vabbè, più larghetto, così salendo dovranno essere tutte a punta e andando ad allargare per poi restringere. Si fa prima a farlo vedere che non a spiegarlo. La cosa particolare è che dovrete tagliare tutte e quattro le lamine assieme. Così, per due motivi. Primo, perché così avranno più o meno la stessa forma, e secondo perché così il taglio verrà leggermente più sporco e non troppo netto. Più sporco verrà il taglio, più bella sarà la foglia. Fatte tutte le nostre foglioline, dobbiamo dipingerle. Prendiamo la nostra gomma lacca e adesso sporcheremo tutto il piano da lavoro. Come prima cosa, io passerò sul vasetto, sulla scatoletta di tonno. Vedete come prende subito una colorazione mielata, dorata, che non è proprio oro, però lo ricorda. E passo su tutte le mie foglioline, così una bella spennellata di gomma lacca. Passo e lascio asciugare. La prima mano, lasciamo asciugare tutto ben bene, quindi ripassiamo una seconda mano di gomma lacca e dopodiché facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto abbiamo tutti i pezzi del nostro lavoro, è il momento di accendere la pistola per colla a caldo. Come prima cosa prendiamo i pezzi più piccoli, pieghiamoli così su se stessi, creando dei leggeri cartoccini. Se non ce la fate semplicemente con le mani, prendete una penna e arrotolate attorno alla penna, così. 1, puntino di colla a caldo, 2, senza bruciarvi, e mettete sopra anche l'altro. Voilà. Una volta messe le prime due, qui dove si crea l'intervallo, mettiamo della colla. E a coprire questo intervallo agganciamo un'altra foglia e pieghiamola così. Quindi dall'altra parte, dove c'è l'altro intervallo tra due foglie, poggiamo la quarta foglia. Ok, il vortice è partito. Nell'intervallo tra una foglia e l'altra mettete la foglia più alta, quindi cominciamo con quelle più grandette, adagiamo e lasciamo premuto. State attenti a non bruciarvi, ricordatevi che l'alluminio è un conduttore, quindi si riscalderà qui dove lo poggerete sulla colla a caldo, quindi non metteteci proprio le mani di sopra. E poi esattamente dall'altra parte, qui. Ok, vedete? A croce adesso si è formato questo vuoto qui e allora mettiamo qui la nostra fogliolina. Girate dall'altra parte e mettiamo qui l'ultima.
Proseguite montando a croce tutte le foglie, quindi dove vedete che c'è un vuoto, per esempio io adesso comincerò da qui perché c'è questo vuoto, a incastrare le foglie leggermente più grandi. Inizia l'ultimo giro. Voilà, anche l'ultima foglia è stata messa e prendiamo il tappino e cominciamo a mettere all'interno del tappo della colla. Attenti perché questo coso scotta da morire, quindi lasciatelo poggiato sul tavolo senza toccarlo. E senza toccare il tappo ponete al centro la pianta. Una volta freddatosi il nostro tappo, prendiamo la lattina di tonno, mettiamo un po' di colla anche all'interno di essa e mettiamo dentro la nostra piantina e facciamo ben raffreddare il tutto. Solo quando la vostra piantina si sarà ben raffreddata, io lo faccio adesso perché voglio farvi vedere l'effetto finale, cominciate a piegare le foglie all'infuori, allargatele dapprima in modo da dare a tutte l'andamento curvo per poi restringerle successivamente. Guardate, allarghiamo, allarghiamo, allarghiamo. È la nostra pianta grassa tutta fatta con le vaschette di alluminio, ditemi se non è bellissima, è pronta per adornare angoli speciali della nostra casa, simulando con creatività la natura nel rispetto dell'ambiente. Vi lascio le foto dove potrete meglio apprezzarla perché così non si capisce bene e noi ci vediamo dopo. Ciao! Abbelliamo le nostre case anche di queste piantine per non rimettere nel circolo dell'immondizia tanti di quei materiali che possiamo trasformare in qualcosa di bello, etico e sostenibile. E in più, avere una pianta finta di design a casa ci permette di sprecare anche meno acqua per annaffiare. E allora, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, guardate giù in info box per trovare tutti i link di Raffaello Scuola, all'interno dei quali poter sbirciare numerosi contenuti creativi ed educativi. Seguitemi sempre su tutti i miei social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, e naturalmente noi ci troviamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta, da Arte per Te e dallo Spazio Sostenibile è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!